Detto questo, entriamo nel merito della questione. Io avrei voluto la presenza del sindaco proprio perché molte cose che dirò si riferiscono alla sua azione politica amministrativa e quindi avrei voluto parlarci, però la sua assenza non la capisco e vorrei anche magari una spiegazione poi. E alla fine del mio dibattito, perché il sindaco è assente, ha un motivo valido, lo spero, oppure si ritiene incompatibile alla questione. Vorrei capirlo. Io, Presidente, vorrei partire da quel famoso protocollo d'intesa che il sindaco con grande gioia ha istituito con il procuratore Agueci. Tutto parte da là, ce lo dobbiamo dire e lo dobbiamo dire ai cittadini. Il sindaco, perché per quella sua smania di visibilità, di voler uscire all'esterno in maniera forte rispetto al tema della legalità, è andato a fare un accordo nel quale non sapeva di che si trattava. Perché le dico questo? Le dico questo perché lui non aveva neanche cognizione di quello che stava firmando. Tutti sappiamo che non solo il territorio bagarese, ma il territorio siciliano per tre quarti, purtroppo, ahimè, è abusivo. E ci sono casi vergognosi, casi da demolire nell'immediato, ma ci sono altri casi, come poco fa diceva qualcuno, che devono essere trattati in maniera diversa, si dovrebbero interpretare in maniera diversa. E questo il sindaco invece ha fatto tutta l'erba un fascio, piuttosto che uscire con qualcosa di concreto, di serio, in merito all'abusivismo edilizio, a lui si preoccupava più che altro di farsi la fotografia con il procuratore Agueci per la sua visibilità. E vi devo dire che ne ha parlato Live Sicilia, che ne ha parlato Repubblica, l'Unità, che ne ha parlato tutti i siti online di bagheria. Ecco perché lui è più forte di sé, il suo ego lo deve colmare con questa sua smania di protagonismo, però non capisce che fa un danno e sta facendo un grosso danno al no nostro territorio. Ma perché? Perché lui fondamentalmente non aveva il polso della situazione, addirittura non aveva il polso della situazione della sua stessa casa, della sua stessa famiglia. Quindi la cosa è gravissima, oppure si sentiva intoccabile, perché altrimenti si tratta di quello. Non si può trattare un argomento così delicato senza avere cognizione di quello che si parla. Purtroppo ci sono cose che vanno dette e ci sono cose che non possono essere sottaciute. Io sono convinto che questa schizofrenia amministrativa è avvenuta già da qualche anno su tutti i settori, in questo campo in maniera particolare. Devo dire che il sindaco ha fatto forti pressioni dopo questo protocollo d'intesa agli uffici preposti. Quotidianamente li chiamava, gli faceva delle note, anche note disciplinari, ora abbiamo visto dei provvedimenti disciplinari sull'ingegnere Aiello, perché non producevano la giusta
mole di lavoro per poter andare poi successivamente a demolire o acquisire questi immobili. E noi, vi devo essere sincero, il 16 maggio 2016 ci stavamo quasi credendo, perché immediatamente il sindaco ci convoca un consiglio comunale straordinario e urgente con la collaborazione del Presidente del Consiglio, perché ormai non si poteva più attendere, perché se si fosse atteso ancora un altro po' si cadeva nell'abuso d'ufficio. Ci venne a dire cose pesanti che noi lì per lì abbiamo anche creduto a quelle parole. E allora ci hanno presentato quattro immobili da demolire o acquisire, e questa è la convocazione di consiglio straordinario e urgente, perché non si poteva più attendere. E quel giorno noi abbiamo svolto il consiglio, ognuno ha votato come riteneva opportuno, e ci aspettavamo almeno un consiglio a settimana, un consiglio ogni 3 giorni, visto la straordinarietà e urgenza del tema. Ma questo non è più avvenuto dal 16 maggio. Ma la cosa grave, gravissima, qual è? Che da quel giorno in poi non solo non si è fatto nessun consiglio straordinario nel merito della questione, non si sono fatti altri tipi di ragionamenti rispetto alle anomalie che si sono venute a creare in questo famoso PRG, ma che dall'8 luglio 2016, questo non lo dice nessuno perché purtroppo questi fogli sono stati conservati dentro un cassetto, dall'8 luglio 2016 l'ingegnere Aiello, colui che ha avuto il provvedimento disciplinare, aveva prodotto dei provvedimenti rispetto a quattro immobili da portare subito in consiglio comunale, come il sindaco aveva ordinato, lui l'aveva fatto. Siamo al 24 novembre e questi sono ancora nei cassetti del Presidente del Consiglio, del Segretario Generale e del Sindaco. Io vorrei capire per quale motivazione questi immobili non sono stati trattati in Consiglio Comunale. Vorrei proprio capirlo. Che motivazioni ci sono? O si fa un metro uguale per tutti, o due pesi e due misure non esistono. Presidente del Consiglio, che fine hanno fatto questi immobili che dovevano approdare in Consiglio Comunale? Qua l'ingegnere Aiello l'aveva prodotti, l'aveva lavorati, e dall'8 luglio non se ne sa niente. Assessore, ma lei dove è stato? Era consigliere comunale. Ma la cosa più singolare di questa amministrazione, che non solo nasconde dentro un cassetto questi immobili che dovrebbero essere come tutti gli altri portati qua, perché altrimenti si fanno disparità, il sindaco fa dei provvedimenti disciplinari di ingegnere Aiello. Quali provvedimenti disciplinari lo dovremmo fare sopra il sindaco e sopra il Presidente del Consiglio, che non portano il lavoro fatto dall'ingegnere Aiello? È una vergogna. Qualcuno pure mi ha detto, dice, ma qua si manifesta abuso d'ufficio. Questo poi lo vedranno le giuste e le competenti sedi. Presidente, la cosa che fa sorridere, se non ci fosse da piangere, è quello che questa amministrazione ha sempre dato ai cittadini fumo negli occhi. Non è mai stato chiaro, ha parlato sempre per slogan, per propaganda. Perché dico questo? Lo dico con fatti
alla mano, con carta alla mano. Il sindaco chiede agli uffici di lavorare, di impegnarsi su questo aspetto dell'abusivismo edilizio e bagheria, perché è importante, perché dobbiamo demolire 900 immobili, dice il sindaco, e se non lo fate vi arriveranno provvedimenti disciplinari, e sono arrivati provvedimenti disciplinari, vi arriveranno note di richiamo, e sono arrivate note di richiamo. Però il sindaco, al momento di mettere in condizioni i dipendenti, i funzionari, per poter lavorare queste pratiche, non lo fa, perché a lui serve solo lo slogan. Lui di concreto non ha fatto nulla. E vi spiego il perché. Perché? Perché il sindaco fa una ripartizione del lavoro dello straordinario in maniera molto simpatica, in maniera molto singolare. Il sindaco fa una ripartizione del lavoro dello straordinario alla direzione 1, gli dà 200 euro di straordinario, quasi pari a nulla. Alla direzione 2 gli dà 3.000 euro di straordinario, alla direzione 8, la direzione 1 affari generali, direzione 2 bilancio, direzione 8, che è la direzione ai lavori pubblici, dove abbiamo la figura apicale, il geometra Onofrio Risuzzo, lui guarda bene di dargli 10.000 euro per straordinario di reperibilità, 10.000 euro per straordinario di reperibilità. Alla direzione 8 dà pure, però, oltre 10.000 euro, 2.500 euro di straordinario, di fondo straordinario assegnato. Quindi 12.500 euro. Ora arriveremo alla direzione 10, che è la direzione che si dovrebbe occupare dell'abusivismo a bagheria, che ha avuto dei provvedimenti disciplinari perché non lavoravano e perché non producevano, a quanto detto dal sindaco. E allora il sindaco, per mettere in condizioni, indovinate alla direzione 10 quanto straordinario ha previsto da un punto di vista economico? Quanto secondo voi ha previsto? Ha previsto, per quanto riguarda la reperibilità, 0 euro, 0 euro. Per quanto riguarda invece il fondo di straordinario assegnato, 0 euro. Quindi il sindaco è solo un populista demagogico, perché mi sembra assurdo che il sindaco parli di slogan e non mette in condizioni gli uffici per poter lavorare in maniera seria e concreta, e invece arrivano provvedimenti disciplinari a funzionari e dipendenti perché a detto suo non lavorano. Però ci sono nel cassetto 4 immobili da trattare dall'8 luglio. Che perché sono fermi questi 4 immobili? Vorrei saperlo dal sindaco, vorrei saperlo dal presidente del consiglio. Abbassi il tono della voce. È il mio tono, mi scusi. No, non è quello. Vorrei saperlo dal sindaco, che oggi non si è presentato. Qua ci sono i 4 immobili. Vorrei capire perché sono fermi, a chi appartengono, perché non sono venuti in quest'aula. Presidente, detto questo, vi devo dire con molta amarezza che state veramente portando alla rovina questo paese. Però la differenza tra voi e noi è notevole. Tra la maggioranza, che parla di una sterile legalità, che parla di una legalità di facciata, e tra chi, come il sottoscritto, vuole la legalità veramente, concreta, che parta dal basso, in mezzo alla gente, non nelle televisioni o nelle interviste varie. Perché dico questo?
perché a me non importa, a me non importa se in via Vasco da Gama c'è la mamma di un consigliere che ha la casa tra virgolette abusiva, o in via Diego da Vico c'è una casa abusiva di un consigliere di maggioranza, se c'è un consigliere di opposizione. Queste sono solo schifezze che potete fare voi della maggioranza, che affondate il coltello quando si tratta di qualcuno che non sia grillino. A me mi interessa che si salva la brava gente, la gente che ha faticato per farsi una casa col sudore e col lavoro. A me quello interessa, Presidente. Non mi interessa il colore politico che appartiene a quella casa, come fate voi e come spesso sento dire. A me non interessa. E devo dirvi che mi è arrivata questa email e sono rimasto veramente con un amaro in bocca, che nessuno può capire, perché in quel frangente leggevo tra queste righe il sudore, la fatica di questi signori, e mi lascia perplesso come si sia anche per un secondo non pensato a fare parlare questi signori. Mi fa piacere che poi sia accolta la mia richiesta, però Presidente, non dobbiamo oggi parlare di chiacchiere, di parole, non possiamo oggi parlare come se fosse qua uno sfogatoio. Non lo dobbiamo fare e non lo possiamo permettere. Qua abbiamo una richiesta chiara, che più che una lettera io la ritengo un impegno solenne, un impegno serio che ci chiede la via Vasco da Gama. Ma come lo richiede la via Vasco da Gama, ci saranno tantissimi altri casi analoghi che verranno qui a richiederlo, e noi dobbiamo accoglierli, perché è assurdo che per la mala gestione di qualcuno deve pagare il povero cittadino. No, è assurdo. Dobbiamo... Concludalo, Galbo. Grazie. Dobbiamo cercare, Presidente, di capire qual è la soluzione. Io ringrazio la presenza dell'architetto, lo giudice, del geometra Tantillo, che sicuramente potranno illuminarci in tal senso e dare anche una strada da seguire per aiutare questa povera gente che veramente è qui oggi per capire cosa fare, non è qui per ascoltare le nostre belle parole. Vogliono un segnale forte, dobbiamo darlo, e noi ci interessa. Concluda, consigliere, siamo rimasti entro i 20 minuti, la prego. E io devo dire, e vorrei capire dall'architetto lo giudice e dal geometra Tantillo, se quello che richiedono in questa lettera è una cosa fattibile, se è una cosa che noi oggi votiamo e l'amministrazione prende l'impegno di fare ciò che si è scritto in questa lettera, ben venga, facciamolo. Oltre questo chiedo una domanda specifica. No, consigliere Lo Galbo, la prego, in capigruppo abbiamo stabilito, e penso che ne erano presenti tutti gli altri, entro i 20 minuti, stiamo sforando, la prego di andare al posto. Una domanda. Quindi chiedo agli uffici la sospensione del provvedimento di diniego. È possibile effettuarla? Parliamo in questo caso per ora della via Vasco da Gama, parleremo anche dei casi analoghi. Quindi questa è la mia domanda. Se per ora la formuli solo la domanda, però consigliere. Se per il momento la sospensione del provvedimento di diniego si può appunto attuare, quindi sospenderla. Detto questo, volevo ringraziare il Presidente della circoscrizione, che è qui presente e che spesso viene e ci illumina sul territorio di Aspra, e lo ringraziamo, e ti dico, sarò al tuo fianco, consigliere, questo in questa potrebbe battaglia da un punto di vista dell'Assemblea regionale siciliana, perché come consigliere dicevi, Lo Galbo, stiamo sforando con argomenti che lei potrebbe anche dire privatamente al tutti i partiti
devono grazie sposare questa tua idea e questa tua Gianmarresi.